Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, GP4, Mondiale 93, ok 9, partiamo dalla quarta posizione, Paul per Prost, Prost ha 5 punti di vantaggio, dai ragazzi, gara importantissima, ok 9, è un po' cambiata rispetto al 90, le chicane sono un po' più insidiose, dai ragazzi, partiamo subito a bomba a ok 9. Dai Marchetto, dai Comandone, dobbiamo dominare. Merda. Merda. Prima chicane presa veramente da culo. Porca mignota, andando Schumi in testa, Halen secondo, Senna terzo. Dai che possiamo recuperare tranquillamente se guidiamo al massimo. Una stagione cominciata bene, adesso un po' di difficoltà comandiale. Dai ragazzi. Intanto c'è il sorpasso di Gerardo. Erroraccio comandiano. Inizio disastroso di gara e anche la Ferrari di Gerardo si supera. Momento un po' delicato per il Comandone e per Damon. Ricordiamo che nel 90 abbiamo vinto Hockenheim ed è qua è cominciata la rincorsa al mondiale con Ayrton. Se finiamo la gara dietro a Prost la vedo molto 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 dura. Fastest lap di Michael Schumacher. Non sono per niente competitivo con la Williams qui a Hockenheim. Dai ragazzi, c'è bisogno di un incidente ad Alain. Dai piccolo Alain, attenzione, anche Patrese mi supera. Problemi veramente per la Williams. Non siamo competitivi. Sir Frank Williams ha fatto una macchina di merda per il quest'oggi. Porca mignotta. Dai ragazzi, dai. La vedo molto dura poter fare qualcosa. Attenzione, buttiamo fuori Gerardo. Sportellata a Gerardo. Ma non me ne fotte un cazzo. Mamma mia, cazzo, non avrei mai pensato di beccarlo, però ero tanto indietro. Boh, colpa di Berger, non mi interessa. Colpa di Gerardo. È colpa di Gerardo. Comunque ragazzi, l'epic fail di Blundell e Brundler, Brandl e Blundell, chi cazzo sono fratelli ragazzi, dopo l'epic fail comandiano raga, un super mega incredibile, indescrivibile epic fail comandiano. Dai, manco neanche a podio, cazzo. Che gara di merda. Giro troppo lento rispetto agli avversari. C'è niente da fare. Speravo in una gara ben diversa qui in Germania, invece attenzione a Patrisoide, niente. Non va proprio. Prendiamo la scia, Riccardo. Ciao, amore. Dopo una gara pigra, gara pigra comandiana. Se arriviamo quarto è un'impresa, ragazzi. Mamma mia. Dai, Prost vai fuori, dai coglioni. Alain vai fuori. Jean Alesin de Pest. Che locura. È un rischio assumere. Mamma mia, quanti errori ragazzi. Gara un po' così. Gara proprio comandiana oggi.
E Patrese rompe ancora la minchia, eh. Mi supera anche Ayrton in classifica qua. Allora, la partenza ha strombattuto molto meglio del 90, vedi. E adesso crisi nera come indiana, eh. Questo è il bello della F1, ragazzi. Sinceramente non vedo l'ora di cominciare i mondiali dal 2004 in poi, ragazzi, sono un po' più recenti e abbiamo delle macchine un po' diverse. Sono veramente difficili da guidare queste macchine degli anni 90, mamma mia. Vabbè, quarto giro. Dovrebbe essere il penultimo teoricamente. Ormai difendiamoci per il quarto posto. Veramente una gara senza senso logico. Ho guidato malissimo. Veramente una guida di merda. Toramora, todame. Merda, sempre lungo. Attenzione che c'è Blundell, il fratello di Brundle. Patrese incidente, bella. Ciao Riccardo, mangiami il pacco. Warwick fuori. Johnny Herbert all'ottavo posto, Leto al settimo, Andretti al sesto, Bolambola al quinto, Hill al quarto, Senna al terzo, Halen al secondo, Michael Schumacher al primo. Gara di casa per Michelone. Noi ormai stiamo difendendo per un quarto posto schifoso e beffardo. Abbiamo 12 lunghissimi secondi da Schumi. Gara indegna qui ad Hockenheim. Mamma mia, rischio comendiano. Dai comendone, portiamo a casa almeno un quarto posto. Dobbiamo però invertire la marcia perché dopo veramente, dopo le grandi gare iniziali, momento un po' di crisi. Non siamo più competitivi come all'inizio. Frank Williams vuole dare aggiornamenti maggiori allo stronzo francese di merda. E quindi ce l'abbiamo in culo. Vediamo se è l'ultimo giro, speriamo a sto punto. È l'ultimo giro, non vedevo l'ora. Mamma mia. Mamma, che cazzo sto facendo, Fioi? Per cortesia, per cortesia. Cerchiamo di fare almeno un bel sorpasso in questa gara di merda. Aí Ayrton Senna na metade da última volta. Ele já viu a câmera posicionada e fez um sinal de bene vitória. Aí vem Senna. Booster in the pit. Katayama in the pit. Spero che sia successo più incidenti mondiali. Quanto vorrei l'incidentone di Prost. Mamma mia, che gara noiosa, Fioi. Ultimas curvas para Ayrton Senna. Mihail Hidazi aguarda com a bandeira quadriculada. Sì, il cazzo immatricolato, altro che la bandiera. Fa culo. Delusione per il comendone. Sto mondiale. Oh, veramente un inizio a strombattuto, 3 vittorie in 4 gare. La vedo un po' dura, per la vittoria. Non so, però ho questa sensazione un po' così. Adesso non possiamo più fallire, eh. Quanto va a vincere Schumi? Questo è meno importante. Toglie via 3 punti al piccolo Allen. Va a vincere Michael Schumacher su Bonetton Ford. Secondo Allen. Terzo Ayrton. Quarto Damon Scarsone Hill. Ok. Quarto posto, vaffanculo. Raga, gara un po' così. Allen va a 56 punti. Damon Hill 48, Ayrton 42. 8 punti di vantaggio per Prost. Duretta, raga. Duretta. Costruttori invece penso un dominio Williams 104-54. Ormai è quasi vinto il titolo, perfetto. Almeno un titolo arriva anche in questa seconda mod. Però quello piloti, non so il perché, lo vedo un po' duro, sinceramente. Vedo un Hill un po' impallato, sinceramente. Vabbè, dai, prossima gara. Ragazzi, andiamo proprio di Ungheria. Sesta posizione in qualifica. Pole position ancora per Allen. Secondo Schumi, terzo Prost. Momento veramente complicato, ragazzi. Non possiamo fallire in Ungheria. Dai, cavolo. Se Prost guadagna altri punti è veramente, veramente, veramente dura.
Partenza come al solito non meravigliosa. Ci dobbiamo buttare di brutto la prima curva. Dai ragazzi, partenza non meravigliosa di Ayrton. Attenzione, lungo Patrese, madonna. Alain se ne sta già andando, è incredibile, incredibile Williams di Prost. Sembra avere un turbo sotto il culo. Dobbiamo attaccare ragazzi, non piuttosto andiamo fuori, ma non posso stare ancora dietro ad Alain. Dai, 8 punti di vantaggio per il francesino. Mondiale veramente duro adesso, pensare che è iniziato alla grande. Pazzesco amici. Cioè questo Warwick terzo, ma in caso sto frociazzo. Dai, dai, almeno questo lo dobbiamo superare. Buona, ottima uscita di curva. Giro record già di Alain, maledetto Alain. Dai cacchius, possiamo ancora recuperare. Buon sorpasso. Buon sorpasso comendiano, dai. Adesso c'è Michael Schumacher, il giovanissimo pilota tedesco. Vai Damon. Dai che basta un errore di Prost, siamo là, dai. Non rischiamo, non vale la pena adesso. Calma, sta a non aver fretta comendone. Dai. È una locura correre. Tensione altissima. Mamma mia. Mamma mia, leggero, leggero tocco con Schumi, ma tutto bene per fortuna. Non è stesso niente né a Schumi né a Demon. E adesso andiamo a caccia del piccolo Alain, a caccia di Alain. Se Alain vince va a più 11, se io rimango secondo. Fenomenal. Devo recuperare questi 3 punti, non c'è niente da fare. Per forza. Non ci sono alternative. Dai, cazzius. Dai, Damon, dai. 1,8 di vantaggio di Alain. Prost vola, Prost vola proprio. Alain vola. No. No, no, ste stronzate, no. Basta, per il primo posto è già quasi impossibile. Vaffan brother, erroraccio di merda. Siamo a 4 secondi e 3. Dai, Prost fa la cagata. E Alain non si ritira, dai piccolo Alain. Macumba contro Alain, ritirati, ritirati, spacca il motor. Macumba avviata. Fuori Barrichello, incidente per Rubigno. Ma porca mignottona. Quattro secondi da Alain, ma adesso riperso secondo me. 4 e 3. Niente da fare. Prost è più forte, non c'è niente da dire. Basta sti errori. Uh.
Dai Marchetto, dai. 4 e 3 ancora. Prost vuole vincere il titolo dopo la beffa del 90. Dai cavolo. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosina. Rosicchiare. Ho voglia di rosicchiare un decimo rosicchiato. Dai che almeno il titolo costruttori è quasi già vinto. Quindi comunque in due mod, tre titoli sicuri, due costruttori, due piloti, cioè un pilota costruttore e un costruttore. Niente da fare, Alain è veramente di un altro pianeta, guadagna 4 decimi in questo settore. Mamma mia. Mamma mia che Prost. E abbiamo buttato via dei punti in gare che assolutamente potevo fare meglio. Vabbè, però manca ancora, insomma, dai. C'è ancora tutta la possibilità. Non è detta l'ultima parola. E poi, insomma, se Prost va fuori, non sarebbe un culo devastante. Prost è già uscito in due gare. Secondo me il credito, un po' di credito adesso Prost con la fortuna. Il penultimo giro teoricamente. Vogliamo il ritiro di Alain. Vogliamo il ritiro di Alain. Cioè con il ritiro di Prost torniamo primi, di un punto. Se così andiamo a meno 11 dalla vetta. Meno 11 dalla vetta. Senna è quinto. Senna non sta guidando alla grande. Ma invece un'altra doppietta Williams, al 90% un'altra doppietta Williams. Mamma mia che Williams. Niente Prost, è bello che tranquillo. Maledetto. Teoricamente inizia l'ultimo giro, vediamo se è il final lap. No, ancora no, quindi è 8 giri. 8 giri ungheresi. 8 giri ungheresi. Recupero qua, con il settore 1 recupero un po', però poi perdo tanto nei 2 e 3, soprattutto nel secondo. Abbiamo un buon vantaggio su Shumi. Allora, le Williams sicuramente sono superiori, però. Però Prost lo vedo veramente di un altro pianeta adesso. All'inizio ancora con un po' di fortuna. Ho fatto 3 vittorie in 4 gare e 2 secondi posti, ma infatti avevo un buon vantaggio, ma adesso ragazzi è veramente, veramente dura. Inizia l'ultimo giro. Alain e anche Damon. Che l'ultimo giro di solito è quello buono per il ritiro di Alain. Final lap. Dai Marchetto. Aí Ayrton Senna na metade da última volta. Ele já viu a câmera posicionada e fez um sinal de verde vitória. Aí vem Senna, o Brasil na frente. Bandeiras agitadas. Niente, bel vantaggio che su Shumi, ma niente da fare. Prost inarrivabile. Dai cacchio, imbattibile Alain. Imbattibile Alain. Finisce doppietta Williams. Va a vincere Alain Prost.
secondo Demon Hill, più 11 di Prost sul buon Demon. Comunque grande doppietta Williams. Buono, buono, buono. Ma buono, raga. Allora qua 11 punti di vantaggio del piccolo Allen su Demon. Senna invece ha 10 punti di svantaggio da me. Buono. Diciamo che stiamo consolidando il secondo posto, però per il primo, insomma, anche se può permettersi anche di ritirarsi in una gara, comunque è primo. Invece nella costruttoria ormai è andata, insomma, Williams 119, McLaren 96, cioè può andare anche a casa, sinceramente. Ciao Ron Dennis, ciao, vabbè, andiamo prossima gara, ragazzi, qua speriamo bene, ma sono un po' demoralizzato perché vedo veramente Prost dominare. Vai ragazzi, Spa-Francorchamps, abbiamo vinto nel 90, ancora pole per Prost. Dai ragazzi, partenza di merda ancora, ma porca miseria, non possiamo fallire in Belgio, abbiamo vinto, vi ricordo, nel 90 una grande gara. Mamma mia, sportellate, ma chi se ne fotte, Schumi in testa. Dobbiamo vincere, non me ne frega niente, con qualsiasi mezzo lecito. E non, e vai. Dai Demon, ci arriviamo dietro anche qua, per me è finita. Spa è una mia gara, non posso fallire. Schumi sta andando alla grande questa seconda parte di stagione. Dai. No, ok. Dai, che dobbiamo ricominciare la rimonta da Spa. L'altro anno abbiamo ricominciato. Mamma mia. Mamma mia, Prost forse è andato, speriamo. Vediamo se Prost è andato. Prost è rimasto in gara, non si capisce, raga. Eh sì, Prost è rimasto in gara. Non è successo nulla. Porca puttana, un po' mi dispiace, sono sincero. Grande Prost, vabbè. Adesso dovevamo lottare di brutto, Fioi. Prost è veramente vicinissimo, Schumi in fuga. Schumi se ne sta andando, no che credo, affanbrodo Schumi. Mi toglie via tre punti veramente importanti, Non guadagno niente, che se arrivo secondo e Prost terzo, non guadagno una pippa. Sono sincero, ti sento la macchina non come all'inizio, più difficile da controllare, non capisco se sono io che vaneggio, ma non sento la macchina come al solito. Infatti all'inizio ho fatto sorpassi incredibili, gare pulitissime, adesso faccio molta più fatica. Frank Williams ha costruito una macchina di merda per me, è stupenda per Prost, direi vincere il francese di merda, no? Niente, Schumi se ne sta andando, non c'è niente da fare. Però non sto guidando al massimo, non sto per niente guidando al massimo. Affanculo Schumi, madonna santa. Ho vinto due delle ultime tre gare, comunque, Michelone. Vabbè, Prost sta limitando alla grandissima i danni. Porca troia. Cos'è, un punto guadagno? A me ne faccio molto. Se non riesco a vincere gare che ho vinto nel 90. Giro record di Michelone. Penultimo giro. Mamma mia, cosa ho rischiato. Bloccaggio fenomenale del Cumendone. Dai Prost, ritirati, cazzo.
7 decimi di vantaggio su Alain, 4 secondi e 7 su Schumacher. Anche io sto collezionando secondi posti in questa stagione. Mamma mia. Occhio Giampaolone. Giampaolone Cumendone. Niente, oh, non c'è niente da fare. Non recupero niente. Anzi. Mamma mia, che male che l'ho presa sta curva. Niente, Schumi, non c'è verso, eh. Non c'è verso, Schumi è proprio in fuga. Dai, Schumi, spacca la macchina in mezzo alla pista e becca Prost. Che sportività del Cumenda, Fiori. Sportività obesa. Prost è a 6 decimi, per fortuna. Senna quarto, Senna in difficoltà, Ayrton. Ormai la lotta è a 2, secondo me. Senna rischia che li faccia superare da Schumi, cazzo. Final lap. Final lap. Se tutto va bene abbiamo secondi, ma Prost è terzo. Che palle. Gare sottotono. Prost è a 3 decimi. Sta tirando come un drogato. Attenzione. Qua rischio anche di perdere il secondo posto. Ultima curva per Ayrton Senna. Michael Hidasi aguarda con la bandiera quadriculata. Ancora che sbaglio sta curva. No, merito di perdere. No, 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 sto guidando di merda proprio oggi. Sto guidando proprio da somarotto. No! Mamma mia, no! Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, all'ultima curva vado a sbagliare. Mondiale finito, ragazzi. Mondiale finito. Vado a sbagliare all'ultimo giro. Non ci voglio credere. No, che credo. Vince Schumi. Non ci voglio credere. Vaffanculo, va. Ma ne recupero almeno. Ma vai a fare in bro. Non ho parole. Cosa ho buttato via? Da almeno recuperare un punto ne ho persi, non so neanche quanti. Non ci voglio credere. Adesso è un'impresa titanica. 71 Alain, 56 Hill. Cioè, veramente adesso devo fare un miracolo. Un miracolo sportivo. Sì, veramente, veramente impossibile. Schumi supera Senna intanto. Non ho parole. Fatto tanti, tanti, tanti errori. Vabbè, qua siamo in fuga, ormai non so neanche più guardare. Adesso veramente, la classifica completa intanto. Vabbè, cioè, non lo so, veramente ho fatto un errore inconcepibile, un errore che il commendore non può fare. Andiamo a fare un'altra gara, dai. 15 punti di svantaggio da Prost e partiamo 22esimi, veramente. Il disastro più totale. Dopo un inizio strepitoso rischiamo veramente di perdere il mondiale, anzi per me è quasi perso. Per carità, non si può sempre vincere, anzi è più bello così da un certo punto di vista, però io volevo fare l'endplane. 12 mod, 12 vittorie, piloti, invece al 99% non sarà così, perché perdo altri punti da Prost, anche se parte ottavo, però comunque la vedo molto dura. Già sta prima curva, di solito, quando parto indietro a Monza, vado fuori subito, vediamo. Proviamo che fioi. Occhio.
Occio, ma eccola là. E uno va fuori. Ma che casino? Vai. Adesso i Fittipaldi incidente. Sport, veramente Fittipaldi. È vero che l'ho un po' toccato, però sport. Cioè, veramente è andato dritto come un drogato. Vabbè, divertiamoci, ragazzi. No! 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 Ma vaffanculo, vaffanculo. Siamo senza Alettone. Siamo senza Alettone. È finita anche questa gara, non ci credo. Non ci credo, sono un coglione. Sono un coglione. Ciao. Eccola là, fora. È impressionante, è storica, non appena la largata, che lui também largou bene, ma principalmente tutto di una maniera molto decidida, na hora certa, antes di completare la prima volta. E siamo fuori. Muitas emoções para você no Grande Prêmio de Fórmula 1. Siamo fuori. Ma porca puttana. Vabbè, non ho parole, ragazzi. Guarda, veramente. Avevo anche una buona un'occasione. Prost arriva a sesto, si prende un altro punto. Più 16. Oh, vince Senna, sono contento. Vediamo. Classifica piloti 72-57. Anzi, no, 56. Anche Senna mi supera. E Schumacher torna in corsa 53. Rischio di arrivare quarto, non ci belta. Il quinto Alesia 18 punti. Mamma mia, i primi quattro sono abbastanza in fuga. Vabbè, tra virgolette, ci giochiamo il mondiale in quattro. Se Prost fa un errore, però non lo so, raga. Non lo so. Ora facciamo un'altra gara perché veramente ho i coglioni girati. Io, ecco, spero un supporto come indiano. Sotto il video un commentino, un po' di supporto. Dopo tutti, dopo le belle gare iniziali, non so cosa è successo veramente. Cioè, boh. Mi sono rincoglionito il cervello. Va bene, ragazzi, decimo posto Restorile. Anche qua ho vinto nel 90 malissimo. Adesso cerchiamo di onorare al meglio le ultime gare. Da segnalare il debutto di Mikkakin in Formula 1. E amico, sta Rede Globo. E Prost, insomma, ancora in pole. Quindi proprio non c'è nessun tipo di speranza. Anzi, siamo terzi e rischiamo anche di arrivare quarti. Cerchiamo di finire almeno secondi in mondiale, dai. Un po' di impegno, cacchius. Cerco di commentare un po' meno perché voglio finire bene, insomma. Non voglio proprio fare un mondiale schifoso, almeno secondo, dai. Ho fatto un inizio di mondiale strepitoso, non posso arrivare proprio quarto. Buona partenza, finalmente, dai. Andiamo, Marchetto. Dai cavolo, onoriamo al meglio questo mondiale. Perché poi nella Formula 1 non si sa mai, basta un errore, una foratura, un motore. Non si può mai sapere, cazzo, noi dobbiamo provarci comunque. Anche se l'impresa è ampiamente cioè super disperata, scusami vecchio, scusami. Quando commento divento ancora più rimbambito del solito. Ma è di prima volta che c'è la regolata. È impressionante, è storica, non appena la largata, che il cammino largò bene, ma principalmente tutto di una maniera molto decisiva, na hora certa, antes di completare la prima volta. Fuori Berger, mi dispiace, vabbè Berger hai 17 punti, che se vai fuori. Giro record Hill, bella. Anche se va fuori la Ferrari, insomma, è un camion quest'anno, quindi non mi preoccupo più di tanto. Però mi dispiace. Prost, ho super Hakkinen ne vai. No, ho sbagliato, non dovevo frenare. Niente, dopo non ci sono, non ci sono proprio. Fenomenal. Senna arriva secondo Senna, ecco. Neanche secondo riesco ad arrivare, ho vinto mille gare e tantissimi secondi posti. Madonna, che pippa però, che sfiga anche, cazzo. Molto bel inizio di Hakkinen, terzo posto al debutto, bravo mica.
potresti anche spaccare la macchina, Häkkinen, così mi dai una posizione, visto che sei al debutto. Una bella rottura del motore. Che stronzone che è. Dai che almeno anche non lo superiamo. Ciao bello, ciao caro, ciao. Dai, buttatevi fuori, Senna e Prost, ti prego. Ti prego. Dai la cagata, dai la cagata. Sì. Grande Prost, fioi, che sorpasso. Io ci provo comunque a insidiare i primi e i secondi. Dai Marchetto, su, finiamo il mondiale in maniera decente. Dai, dai. È un rischio assoluto. Preso incredibile questo Senna. È adrenalina preta. Para papà. È una loucura corrida. E siamo vicini. Dai, anche Senna ce lo pappiamo. E almeno secondi arriviamo, grande. Rascando per la retta per completare mais una volta. Merda, bel sorpasso, bel contro sorpasso di Ayrton. Ahí non si vede carona con Ayrton Senna. Attenzione. Häkkinen fuori, motore, non ci credo. Häkkinen fuori al debutto per il motore che ha porta sfiga. No, fioi. Che bastardo che sono. Non ci credo. Solo per questo, solo per questa cosa, non so, cioè, mille pollici, perché veramente, cioè, non ci credo. Che sfiga che ho portato ad Häkkinen. Mamma mia, raga. Adesso, però, che prosta, adesso, vari. Incidente di Alain. Incidente di Alain adesso. Ecco, incidente di quel coglionazzo del Comune, invece. Ecco. Perdiamo anche il podio, vai! Che potevamo andare secondi, invece andiamo a fare in culo. Bravo Marco, bravo. No, ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ragazzi, io mi scuso veramente. È stata una serie di gare proprio del cacchio. È la prima volta che ho fallito così non so quante gare. Prost 81, Senna 63, il 56. Il mondiale adesso è veramente finito. L'obiettivo è cercare di arrivare almeno terzi, visto che anche Schumi ha gli stessi punti. E niente, raga, ormai concentriamoci già sul mondiale del 2004. Il mondiale del 93 è stato un inizio scoppiettante, incredibile, un dominio assoluto. E dopo, però, proprio la macchina per me, io ho sentito una macchina diversa, ingovernabile, un Kumenda non in forma strepitosa. E mettiamo queste due cose insieme e viene fuori proprio la cazzata kumendiana del secolo. Quindi raga, un saluto nel Kumendone, un po' di supporto ragazzi, mi raccomando, perché sono un po' depresso dopo questa serie di gare infinite di merda. E niente, un saluto a tutti, ciao.